grande leader della sicurezza del cinema. No, vabbè, me ne sto andando. Questo è un criminale che mangia zucchero. Ma che cosa hanno nel cervello le scimmie urlatrici, quelle di Homer? Ciao a tutti, ragazzi e ragazze, mi trovate abbronzata? Ebbene sì, mi sono quasi ustionata con 2 giorni di mare. Sì. Bentornati in un nuovo video, siamo ormai a settembre vuol dire che è finito tutto, ricomincia tutto, ma le reaction non sono mai terminate. E oggi io e Trucchino, che non è un canguro, è un coniglio. Ciao Trucchino. Ciao. Reagiremo a Trum Trum italiano, perché c'è un video allucinante, cioè loro provano sempre a intrufolare cibo ovunque, come se qualcuno glielo vietasse. Ma soprattutto lo fanno in maniera assurda, e quindi guarderemo modi per intrufolare cibo al cinema. Ma loro ci consigliano sempre come fare brutta figura, quindi perché no? Ho voglia di fare brutta figura e seguire i loro consigli. E volevo dire che senza trucco vuol dire senza segreti. Popcorn incollati e occhiali giganti 3D. Guarda, che... i divertenti scherzi al cinema nel nostro nuovo... Ah, ma questo è scherzi al cinema, non è come intrufolare cibo. Ragazzi, cioè, non ho capito. Guardiamo. Non ti è permesso portare il tuo cibo al cinema, ma le ragazze conoscono un sacco di... Decidetevi! Trasforma le caramelle in un balconcino, poi in un pancione, e nessuno dirà nulla. Cioè, io devo fingermi gravida di patatine. Non entri in travaglio nel bel mezzo del film. Beh, è bello essere una ragazza. Io per portarmi un pacco di patatine, invece di portarmi una borsa come le persone normali, è meglio fingermi gravida di patatine. Quindi, oh, che bel bambino che scricchiola come le patatine. Ma anche Tina ha un'idea. Ti fingi incinto pure tu? Una barba finta. Incolla un... No, vabbè. All'interno di una barba finta. Cioè, la cosa bella è che loro perdono tempo a fare queste cose. No, non se ne accorgerà nessuno. Ragazzi, queste sono cose che entrano in tasca. Il butta fuori non si accorgerà di nulla. Tim sembra un pirata con la barba. No, stiamo scherzando. Si sa che le persone di razza orientale non hanno moltissima peluria in viso. Cioè, tu ti vedi un ragazzo con gli occhi a mandorla e una barba che manco il pirata a barba nera. Bella barba, ma non fa caldo? Nah. Ups. Cioè, lui non ha mai avuto un pelo in vita sua in faccia. Dammi i tuoi dolci. Cioè, farvi perdere tempo a fare queste cose è imbarazzante. Il film è così interessante che Tim si è addormentato. Cioè, situazione improbabile. Ehi, Kelly, ho un'idea. È il momento. Poi non so voi, ma di solito quando guardate il film non c'è buio. Cioè, tutta sta luce, io... Il film è finito. E anche il sogno di Tim. La security anche all'esterno, cioè, mai visto? Che cos'è? L'incontro del G8 a Genova. Vediamo il prossimo imperdibile. Scherzo, trucco. Quella ragazza di fronte ha della Coca-Cola. No, aspetta. Molto gustosa. So come raggiungerla. Bene, c'è un'altra ambulanza. Una cannuccia in un'altra in modo da ottenere... No, aspetta, lui si sta facendo la prolunga di cannucce per... Non sto capendo. Puoi legare qualche cannuccia con un elastico. Trucchino, tu stai capendo? Ma sinceramente non tanto. C'è di Coca-Cola con la sua cannuccia lunga. Cioè, questa cosa è pro Covid. Ha funzionato. Questa Coca-Cola è così dolce. Perché rubare la mia quando puoi berti quella del maleducato vicino? La trovo una soluzione geniale, ottima, proprio. Non fatelo nemmeno per scherzo, perché vi potete prendere tutte le malattie di questo mondo, cioè. Cos'è? Ma lui non era il butta fuori. Scusate, cioè, il butta fuori è anche butta dentro. Kelly decide di fare uno scherzo a Tim. No, no, allora non mettete colla sulle sedie del cinema, perché veramente vi fate arrestare. Oh, c'è qualcosa di appiccicoso. I miei jeans. Non è uno scherzo da fare. Vi sconsiglio di farlo. Si siederà e tutti rideranno. Questo già è uno scherzo. Kelly, siediti. No, il mio posto è... Ma tranquillo, non noto un cuscino rosso con la scritta scoreggia sopra la sedia, non si nota. Ups. Ehi, amico, è il tuo? Andiamo fuori a parlare. Vedi, è sempre il butta fuori, che poi entra e si guarda il film. Io sta cosa non la capisco. Occhiali 3D. Ma perché si comprano? A me li... Ragazzi, volete qualcosa? 3 paia di occhiali. Aspetta, hanno creato la sagoma di... Scusate, ma quel tipo li ha comprati tutti. Ma che ca...
Incolla un paio di occhiali 3D su. Ma perché? Lascia un piccolo spazio tra le lenti. Ma perché? Incolla un paio di occhiali insieme in questo modo. Questo è il vero 3D? No, no, scusate, fermate il gioco. Non è uno scherzo, non è un trucco, sa solo quello che non è questa cosa. Hanno creato la sagoma della tizia di Tom Trum che in realtà non era perché l'hai messa lì per prendere per il culo la gente. Bello, bellissimo. E poi ti insegnano come fare un occhiale lunghissimo che non serve a niente. Ci sono rimasti degli occhiali. Cioè, per dare poi un occhiale gigante. E spiegano pure come fare. Bottoncino spesso con un righello. Ragazzi, ma chi se lo deve mettere? Cioè, come fanno questi video a raggiungere milioni di visite? Io sono... provo vergogna e imbarazzo per il genere umano quando vengono realizzate incolla queste cose. Incolla due grandi aste. Inserisci fogli di plastica. Cioè, ragazzi, io sfido a trovare qualcuno che abbia ricreato una cosa del genere. Possiamo guardare un film insieme con questi giganteschi occhiali 3D. Ovvio che devi guardare contemporaneamente con un occhio blu e con l'altro rosso, altrimenti se guardi solo dal blu, cioè... no, capito? No. Questi non sono solo occhiali 3D, ma... Ma poi c'è deficiente con gli occhiali telescopici. Ho capito la realtà in 3D. Posso averne un po'? Aspetta. Ma che cos'è? Holly si prende tutto. No, ragazzi, perché dobbiamo essere tirchi nella vita? Togli le patatine dal tubo. Ma perché? Filzale sul filo. Ma se le lasci nel tubo e ne offri qualcuna, c'è qualcosa di male secondo voi? Ragazze, non litigate, facciamo la pace. Ci sono popcorn. Cioè, hanno fatto tutti. Pure la ghirlanda. Tirane un po'. Cioè, vi rendete conto quanto tempo ci vuole per cucire le patatine e i popcorn? Io vorrei avere consigliato da loro questa droga per avere anche io queste idee geniali, perché penso di non essere degna di vivere a questo mondo senza questi trucchetti, senza questo filo di popcorn. Centimetro. Tiene insieme la nostra amicizia. E ora dovremmo bere un po' di Coca-Cola. Non lo so, vuoi cucire la Coca-Cola? Kelly, ci dai un po' di Coca-Cola? Ragazzi, mi è rimasto solo il ghiaccio. Ragazzi, questo ghiaccio ovviamente è finto. Ma non è vero. Ma cosa mi serve un filo di ghiaccio? Wow, che cos'è? Una collana di ghiaccio? Beh, se non devi prendere i popcorn della tua amica. E lo slime verde. No, aspetta, io perché mi devo portare lo slime al cinema? Cosa? Ragazzi, questo ha le caccole verde e criptonite, quindi è ovvio che ha conquistato il mondo. E lei non si accorge che ovviamente è uno slime. Cioè... Wow, guarda. Hai visto che petto? No, aspetta, questa cosa ha dell'imbarazzante. Dovrebbe esserci lei in questo film al posto di Pamela Hunt. Cioè, ragazzi, si è trasformato in un film porno. Ehi, cosa si muove lì dentro? Ma che è sta cosa? Nessun alien. Non vado mai al cinema senza il mio cucciolo. Chiudete YouTube. Per oggi è tutto. Ti sono piaciuti i nostri scherzi al cinema? No, no, ragazzi, qua non ci siamo. Andiamo avanti perché qua non ci siamo. C'è anche Woohoo Italia che consiglia come intrufolare cibo al cinema. Vediamo se sono modi più o meno imbarazzanti rispetto a Trum Trum. Perché è un po' che non guardo Woohoo, che poi è la stessa cosa. Hai portato un oggetto proibito al cinema? Un oggetto proibito. Finirai di vedere questo film in prigione. Arrestalo subito. Non possiamo nemmeno immaginare di andare al cinema. Ragazzi, è uguale l'ambientazione. La oggi è molto è identico. E addio a questo. Ragazzi, non ho mai visto il butta fuori prima di entrare al cinema. A casa un'intera ciotola di caramelle. Anche lei si finge incinta e si copiano tutti a vicenda. Trucco e fingere di essere incinta. La situazione è un bellissimo bambino schiacciato. Anche Jake vuole provarci. No, vabbè. Lui ha ascoltato il mio consiglio. Povero ragazzo. Non sembra credibile con quel pancione. Vattene da qui, criminale! Cioè, ragazzi, loro fanno più scene da film, comunque. Le ragazze sono fortunate. Possono nascondere le caramelle nei... Perché non ti fingi ragazza, magari? Vediamo se ascolta il mio consiglio. Mi ascoltano, ragazzi. Mamma, che brutto. Ecco il mio biglietto. Ragazzi, cioè, questi video hanno dell'imbarazzante. Prendi questa manica di caramelle, è un'ottima idea. Cioè, questi gli sono incollati le Skittles con lo scotch, ma... Cioè, queste veramente... Sono avanti. Nel futuro la gente si incollerà il cibo con il nastro adesivo. Strano che non abbiano fatto la colla a caldo. Io, sinceramente, gliela vedevo bene. Vorrei che avessi le braccia più lunghe, però... Non è tutto, fratello. Saluta la mia pancia... Che schifo, la pancia piena di peli e di orsetti pieni di peli.
Un altro modo per intrufolare le caramelle al cinema è usare l'allegria dei pompon. Scusa? Non hai idea che siano fatti di zucchero filato. Guarda, impara, Jake. Voglio provare. Questo è totalmente scemo, proprio. Forza, abbastanza brutto e improbabile. Giovane, energica cheerleader. Sicuramente devo dargli un punto a favore per l'allegria che mi stanno mettendo. Cioè, esci 2 euro e comprati un pacco di patatine invece di farti prendere continuamente a pugni. Cioè, quello si è vestito da ninja. Si sta intrufolando nel cinema. È Jake. No, ma per cazzo. È il maestro del travestimento con la mia bomba fumogena. Sfortunatamente neanche il ninja. Ho detto che questo è totalmente scemo. Ti ha autointossicato. Dove sei andato? E che ha sbagliato porta. Okay, ma sono 2 Oh no, questo è il quartier generale. Sono 2 guardie. Gemelli o sempre lo stesso quando immagini? È strano. E continuano a uscirgli caramella a ogni punto. Cioè, io mi sto confondendo. Se hai capelli lunghi puoi nascondere tutti i tipi di cose. Le tue orecchie, Skittles, qualunque cosa. Grande idea. Cioè, nascondere le cose tra i capelli. No, io non ci credo che lo sto facendo. Ma sembra che Jake non capisca la metodologia. Come essere scemi ogni giorno un po' di più. Arriva un pugno e volano le caramelle. Tutti i miei sogni si stanno avverando. Pugno, pugno, pugno. Vai a casa, amico. No. Mettere un chupa chups in un arco e spararlo con una freccia. No, ma dove? Dai, Robin Hood, punta attentamente. Un leccalecca, te lo nascondi in mano. Solo guardia. Grande. Cerchi di uccidere la gente con un chupa chups. Capito. Ops. Credo che stia per arrivare un pugno. Come no? Ah, va. Mi piaceva la parte dei pugni, era la parte più bella. Una famiglia di maghi è venuta al cinema. Una non potete entrare con le caramelle. Rullo di tamburi e... niente! Ehi, dove sono andati? Cioè, io penso che l'imbarazzo si tagli con il coltello. Una giovane mamma con il suo bambino. Cioè, ti porti il neonato al cinema? Si è appena addormentato. Cioè, cosa che non farebbe nessuno. Giù le mani dal bambino. E soprattutto non uscirà mai dal cinema questo bambino. Ma che cos'è? Un sacrificio umano? Oh, grande leader della sicurezza del cinema. No, vabbè, me ne sto andando. Questo è un criminale che mangia zucchero. Ma che cosa hanno nel cervello le scimmie urlatrici quelle di Homer? Cioè, concepire una cosa del genere è da malati. Cerca il nostro dono e permettici di entrare, oh grande guardia. Va bene, ecco la vostra ricompensa. Entrate. Io non capisco perché la gente va all'università quando si possono partorire queste idee. E mi prenderò cura di te separatamente. Ma lui non entra alla fine. Allora, questa scena è la più bella di tutto questo video. Un film per bambini e tutti i bambini si sono presentati con i peluche. Bambini, avete 30 anni. È come se io vado al cinema con Trucchino. Trucchino, ti prego, tu faresti mai una cosa del genere? Non lo so, però vendono le carote al cinema. In effetti hai ragione. Aiuto! E l'orso viene fatto a brandelli. Oh no, stai tranquillo. Non ti preoccupare, Trucchino, era tutto finto. Spostati, lascia passare il bidello. Il bidello al cinema, ragazzi. Cioè, questi cominciano a confondere scuola e cinema. Funzionato. Sono nel cinema e ho tutti i miei snack. No, è riuscito a entrare, ragazzi, è riuscito a entrare. Ma il film è già finito. Ma è sempre sfigato. Ehi, dove vanno tutti? Non ci posso. Pugno, pugno, pugno. Battelo da solo, per favore. No, vabbè, dai. Sinceramente ci sono rimasta male che non gli è arrivato nemmeno un pugno. Non so voi, ci sono rimasta molto male. Quindi votate a favore di un pugno al povero, non so come si chiama. Quindi io non lo so, sono... Cioè, vedete che si copiano tutti a vicenda e fanno cose assurde sempre uguali. Che si chiami Trum Trum, che si chiami Woohoo, che si chiami qualcos'altro. Cioè, io lo trovo scandaloso. Quindi questa reaction è durata tanto. Io mi sento proprio... Non lo so. Dopo che guardo questo video perdo sempre tipo un titolo. Sono... retrocessa alla licenza elementare, non ho più le parole. Quindi questo è quanto, io vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao.